Salve, mi chiamo Alain Baron e dirigo la divisione immobiliare di Patrimoine Management. Sono responsabile di 24.000 metri quadri di uffici e punti vendita in tutto il paese e vi assicuro che è tanto. Lavoro alla Défense e ho una splendida vista dell'Arc de Triomphe. Cioè, ho un lavoro molto interessante che associa la gestione del team a quella tecnica. Il mio obiettivo consiste nel perfezionare la parte tecnica delle mie installazioni di aria condizionata e il consumo di energia, ma non ho ancora trovato la soluzione giusta. Ho sostituito le unità di condizionamento a R22 con i VRV, il primo passo verso l'ottimizzazione delle apparecchiature. Tuttavia, ora ho bisogno di assicurarmi che gli impianti siano eccellenti in quanto a funzionamento e durata senza spendere una fortuna. Un amico proprietario utilizza un sistema che gli consente di verificare la manutenzione delle apparecchiature e lo stato dell'aria condizionata nelle sue case. Quando ho parlato ad Alain dei sistemi di telesorveglianza Daikin, non era veramente convinto, ma quando ha visto i risultati dopo il primo anno di utilizzo di questo sistema, ha cominciato a cambiare idea. Questo è l'edificio più grande che possiedo. I miei clienti si lamentavano continuamente perché c'erano ripetuti guasti negli ultimi 3 anni. E non trovavano la causa dei problemi. Chiamavo l'addetto della manutenzione, sprecavo energie e non trovavo alcuna soluzione per i miei inquilini. Ora è diverso, non ho bisogno di visitare le mie proprietà ogni 5 minuti. Grazie ai sistemi di telesorveglianza Daikin, i miei impianti vengono monitorati 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Ogni volta che si verifica un problema, io e il mio addetto alla manutenzione veniamo avvisati immediatamente. Il rapporto è cambiato, non dobbiamo giocare al gatto col topo, la fiducia è reciproca. Possiamo finalmente lavorare insieme sulla prevenzione, piuttosto che agire solo in caso di guasti. Ricevo aggiornamenti via email. In questi documenti vi è una precisa analisi dei dati relativi alle mie proprietà, pressione, temperatura, tempo di funzionamento, elenco dei guasti. Questi rapporti contengono un resoconto dettagliato delle mie operazioni. Includono raccomandazioni per l'ottimizzazione del consumo di energia, il parere del produttore. Sappiamo quanto sia difficile per le imprese di manutenzione disporre di tecnici ben formati su alcuni sistemi. Non possono conoscerli tutti. In questo caso, il produttore viene coinvolto trasmettendo il suo know-how. Nessuno conosce le apparecchiature come lui. So che state pensando, sì, forse perché tramite l'autodiagnosi riesce a vendere altri pezzi. Ma non è il mio caso. Nei rapporti ricevuti non vi è nulla di obbligatorio, solo raccomandazioni e consigli del produttore. Io e il mio addetto manutenzione decidiamo quali provvedimenti prendere. Questa qui? E tutto funziona senza problemi. Sì, in effetti è semplice. Tutto è gestito da trasduttori collegati all'interno degli impianti. Le informazioni relative ai VRV vengono inviate a un'interfaccia che le trasmette al centro tecnico Daikin. I dati vengono analizzati e gestiti prima di essere inviati all'utente con i provvedimenti da prendere. La settimana scorsa Thomas aveva un problema a una delle sue unità. Riscaldava continuamente nonostante raggiungesse la temperatura prevista. Tramite la telesorveglianza Daikin ha capito il problema ed è stato in grado di risolverlo evitando inutili sprechi di energia. In un anno ha risparmiato il 30% sui consumi di energia. Abbastanza convincente, eh? In particolare ora che il risparmio energetico è il mio obiettivo principale. Sono ottime notizie per i miei clienti e per il pianeta. E poi è meglio essere pronti per la nuova certificazione di qualità ambientale. Per di più, la mia apparecchiatura durerà perché viene curata meglio e perché Daikin è al mio fianco per tutta la vita dell'impianto. I resoconti vengono aggiornati anche se dovessi cambiare l'addetto alla manutenzione. La mia apparecchiatura è più affidabile, dura a lungo ed è ad alta efficienza energetica. Adesso potrò godermi i weekend.